Ragazzi e ragazze, bentornati, ci troviamo di nuovo qui su un altro video della serie Proviamolo con War Hospital, titolo uscito veramente pochi giorni fa che la Knuckle mi ha gentilmente dato in prova, insomma, mi ha dato una chiave per fare una review. Noi facciamo come al solito i nostri 25-40 minuti, voi lo saprete già, vedete già della durata del video, io in momento non lo so, di gioco. Vediamo insieme, si tratta di un gestionale di un campo medico-militare durante la Prima Guerra Mondiale. Lo giocherò su PlayStation 5, ok, vediamo come va. Avvia gioco. Lo avvio per la prima volta con voi in diretta, ragazzi. Ok, abbasso un po' i volumi, farò queste correzioni nel momento, ovviamente. Ascoltiamo. Ok, Emile Zola. Ok, bella citazione di Emile Zola. It's always easy keeping oaths and promises in the light of day. Unpredictable everyday life. But when darkness comes, only your survival instinct can guide your decisions. He couldn't make it, sir. Mud and the smell of death are friends who will always judge you. Can your own suffering redeem you for decisions that are never completely right? Ok, ok, Francia 1917, devo fare subito una cosa, perché sennò poi mi dimentico e potrebbe essere un problema. Ok, siamo quindi in Francia, siamo probabilmente quindi sul fronte della francese della Prima Guerra Mondiale e ovviamente saremo noi incaricati di gestire un ospedale militare. Ho notato adesso che là è a forma di Torre Eiffel, quindi va bene. E ovviamente qui dobbiamo prendere delle decisioni che spesso e volentieri non sono mai completamente sbagliate. Il gioco vedo che è in italiano. Vorrei vedere se la lingua, anche dell'audio. Tutorial sì, che è quello che faremo. Luminosità va bene, audio tutto a cannone. Magari diminuisco il volume principale, anzi lascio a 100. Eliminiamo gli effetti sonori, la musica e il volume dei filmati. Lasciamo i dialoghi al 100. Io direi che non perdiamo altro tempo e andiamo a fare subito una nuova partita, ragazzi. La guerra che avrebbe dovuto porre fine a tutte le guerre si trasformò in una delle più grandi catastrofi umane del XX secolo. In pochi che cercarono di preservare la parvenza dell'umanità furono i membri dei corpi sanitari e delle parti coinvolte nel conflitto. Quelli che sperimenterà a breve della nostra visione delle loro azioni, ma anche un tributo ai servizi sanitari di tutti i teatri di guerra della storia del mondo. Onore alla loro memoria. Vero. Assolutamente. Mi unisco. Brave Lamb Studio presenta. Bellino. Figlio mio diletto. My dear son. Scusate. I was unable to stop the events that led to the fact that today I am going to the front and you are no longer there. You cannot imagine how much pain I carry in my heart. With your death, I question the sense of my continued existence. Rations. This must be some kind of joke. But fate throws me to a place where I might be able to save your colleagues and many others. Quindi noi siamo lui, ok. Il padre di un figlio già morto per colpa della grande guerra, ok. Setting interessante. Dove ci troviamo nell'esattezza? Carino anche lo stile grafico delle scene. Mi piace. Ok, ci siamo ragazzi. War Hospital. Vi ammetto che lo stavo aspettando da un po'.
lo stavo veramente aspettando da un po', dalle prime volte che fu fatto visto, fu diciamo visto un trailer un paio d'anni fa, forse un annetto fa. Oh. Hello sir, my name is Grissing. Ok, salve. È il primario dell'ospedale, ok. Ci aspettavamo qualcosa di più di un ufficiale per supportare la situazione. Vabbè, I tedeschi potrebbero fare pace nelle nostre linee. Ok, sorella Janet. L'unico problema per me sarà usare il controller. Vediamo. Ho ricevuto l'incarico di dirigere questo ospedale. Henry Wells, siamo noi. Okay. Il tempo sta andando avanti intanto. È dietro di me. Infatti devo capire dove piazzare la mia webcam. Credo che fosse il punto più corretto. Sì, di qua. Ok. Per cominciare sono decisioni da prendere. Ok. Qui dobbiamo scegliere se la gente potrà essere salvata o meno, o addirittura rispedita in fronte. Assegnare i pazienti, parte 1. Perfetto. I pazienti sono in attesa del centro smistamento feriti. Fai clic sul pulsante rosso sopra la struttura. La vedo complicata. La struttura centro smistamento feriti per entrare e iniziare ad assegnare pazienti e i dottori. Ok. Ci muoviamo liberamente con i controlli. Io però non ho un puntatore. Quindi come mi muovo? Lo immagino, va bene. Assegnazione, assegnare i pazienti parte 2. Per assegnare un paziente a un dottore, seleziona la scheda del paziente sulla sinistra con L, con la levetta di sinistra, quindi premi X. Seleziona poi un dottore sulla destra, premi di nuovo. Ok. Quindi a riposo ristorato il nostro medico e questo Gia Nume Shirong. Glielo do a lui. Very well, sir. Okay. Now that decision was taken, we can start operating on these patients. Ok, possiamo iniziare a operare, perfetto. Una volta assegnato il paziente, puoi uscire dalla struttura, quindi usciamo. Una volta assegnati i pazienti, questi devono essere trasportati dal centro smistamento ferite al reparto operazioni. Sposta la visuale sul centro smistamento ferite e premi X. Che è questo qua? Non ci sono medici assegnati al centro smistamento feriti, quindi non sta funzionando adeguatamente. Dobbiamo intervenire. Premi triangolo. Ok. Operare pazienti. Seleziona una delle squadre mediche disponibili con L, premi X, seleziona poi il centro smistamento feriti e premi di nuovo X. Chiudi la schermata quando avrai assegnato almeno una squadra medica in questo modo, ok. Quindi i medici sono quelli, sono 1, 2, 3, ok. Centro medico, bam. Quindi ne basta uno. O li assegno tutti e tre? Ne basta uno. Ottimo lavoro. Ora che i medici sono assegnati al centro, aspetta che il paziente venga trasportato nel reparto operazione che venga eseguita l'operazione. L'avanzamento di un'operazione è visibile nella parte superiore dello schermo. Nella parte superiore dello schermo io non vedo niente. Ah, ok. Con L1 e R1 possiamo abilitare... Ah, seleziona UI, ok. Elenco del personale, assegnazione del personale. Che ok. Eccolo qui che sta andando. Il reparto operazioni è questa chiesa, ok. Eccolo che si muove da centro smistamenti e dovrà essere portato da qualche parte. Vediamo dove viene portato. Dove verrà fatta l'operazione. Lo zoom è con R2, il de zoom è con centro di abilitazione, refettore, assegnazione personale, farmacia. Magazzino, stazione dei treni, cimitero, centro smistamento feriti, centro medicazione avanzate. La pepe è proprio grosso, eh. Abbiamo perso... Dove stava finendo il tipo? Ingegneria, tenda degli esploratori. Ok. Ok, è quell'icona che vedete in alto che si sta riempiendo. Aspettiamo. Si è riempita. Signore, temo che uno dei nostri pazienti sia deceduto. Merda. C'è stato un errore?
sfortuna. Era troppo debole per sopravvivere. Non abbiamo potuto fare nulla per salvarlo. Era stato buono. Sorella Janet. Ah, ok. Ah, certo, non li possiamo salvare tutti, chiaramente. Chiaramente. Dobbiamo preparare il corpo per la sepoltura. Le direttive del quartier generale sono chiare. Tutti i deceduti devono essere sepolti. Ok. È una morte scriptata per farci vedere il cimitero. Ok. Sono troppi per poterli portare a casa. Ok. Operazioni fallite parte 1. I pazienti possono morire quando ciò accade, è necessario seppellirli. Sposta la visuale sul cimitero, poi mix. Il cimitero l'abbiamo visto di qua. Esatto. Ok. Per adesso siamo spietati. Ma perché? Allora, ora accedi alla schermata di assegnazione e premi triangolo. Assegnazione. Seleziona delle squadre mediche disponibili. Ah, perfetto. Quindi noi prendiamo loro e li mettiamo qua. Ok. Ottimo lavoro. Ora che i medici sono stati assegnati al cimitero, lo sfortunato paziente sarà presto sepolto. Quindi non dobbiamo più gestire questa cosa. Ok. Ordinare forniture chirurgiche. Signore, dobbiamo terminare. Abbiamo terminato le forniture. Addirittura. Dobbiamo reperirne di nuove, altrimenti non saremo in grado di operare. Ordina forniture. Ok. Come faccio? E ce lo viene spiegato subito. Operare i pazienti consuma forniture. Poiché hai fornito. Le hai finite, non è più possibile operare. Quando ti trovi in questa situazione, puoi ordinarle nella stazione dei treni. Ah, ok. Quindi questa di qua. Ok, stazione dei treni. Ora accede all'ordinamento con il triangolo. Perfetto. Seleziona forniture chirurgiche e seleziona 40 di esse usando le freccette. Dopo X e poi X. Ok, quindi 40. X. E poi totale 6, costo 16. Abbiamo 16 sotto, quindi abbiamo finito. Ok, ottimo lavoro. Le forniture chirurgiche arriveranno a breve. Il valore è di qua ragazzi. Qua troverete in fondo il valore di che era 16, ora è a 0. Ok. Quindi quando arriveranno, probabilmente arriveranno poi altri pazienti. Ci sarà poi il magazzino, l'infermeria, eccetera, da gestire. Ordinare forniture costose, non possiamo farci affidamento a lungo. Ecco perché dobbiamo produrre un po'. Ah, devo costruire la farmacia, ma io ce l'ho già. Posso visitare sul pulsante rosso sopra la farmacia, che è questa. Assegna ingegnere alla costruzione. Ah, ok. Almeno un ingegnere. Potenziamento 1 del centro di riabilitazione. Migliora il centro di riabilitazione? No, assolutamente. Sto facendo casino, eh. 1 ora 48 minuti. Vai, vai. Ok. Verrà costruita proprio qua la farmacia dove verranno prodotte, diciamo, componentistica di fortuna, suppongo. Suppongo. Ottimo lavoro. Nella parte superiore dello schermo puoi vedere l'avanzamento delle migliorie della struttura. Ora aspetta. Ok. È quel 48 che vediamo in alto a sinistra. Posso accelerare il tempo? Ah, posso scegliere. Ok. Ok, sono arrivati gli ingegneri. Costruiscono. Io ho accelerato perché ragazzi almeno così. Ok, 7. Era 48 secondi chiaramente. C'è la possibilità di accelerare. Tengo premuto triangolo, posso selezionare se andare veloce o meno. Ora che la farmacia è stata costruita, possiamo iniziare a produrre forniture. Godo. Ah, eccola qua, perfetto. Sicuramente arriveranno poi sotto i feriti. Ora che abbiamo costruito la farmacia, dobbiamo iniziare a produrre forniture chirurgiche per prepararci agli interventi. 15 ne devo fare. Quindi devo entrare nella farmacia. Ora c'è la schermata di assegnazione. Dovrò assegnare degli ingegneri. Ah, sono a riposo però. Cazzo, devo farne una alla volta, non lo sapevo. Quindi gli ingegneri costruiscono e fanno anche da farmacisti. Un po' strano. Ok, questo come sempre, quindi. Ottimo lavoro, che ingegneri sono stati assegnati. Le fornitori, vabbè, prima o poi si riposeranno e faranno quello che devono fare. Ah no, torno indietro, molto bene. Ok, quindi viene forzato. Ok, gli ingegneri sono arrivati in farmacia. Dovrebbero arrivare le forniture mediche. Se sono già arrivate non lo so. Vedo dei dati dei dati sotto. Ah no, il treno arriverà tra 2 ore e 14. Ragazzi, lo vedete proprio qua sopra. Qui.
Nuovi pazienti. Sono arrivati nuovi pazienti al centro smistamento feriti. Prima che le loro condizioni peggiorino, dobbiamo assicurarci di avere abbastanza forniture chirurgiche per operarli. Opera due pazienti. Ma stanno ancora arrivando. Ok, metto tutti in centro smistamento feriti e lascio solo quelli al cimitero. Io spero che bastino. Assegnare i pazienti. Sposta visore sul centro smistamento. Premi X di nuovo per accedere. Ah, sì, 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 certo. Squadra di esploratori non le vediamo adesso. Al centro smistamento. Reparto operazione. Dove dovevo andare? Oh no, ragazzi, ho dimenticato tutto! Sposto il video sul centro di smistamento. Premi X e poi di nuovo X. Ah, devo proprio entrarci. Ok. Buono. Ok. Devo darli tutti e due a loro. Non ho posso anche rifiutare i casi, eh. Attenzione, posso, se la gente è troppo malata io devo prendere la decisione di mollarli. Posso toglierli? Niente, vabbè. Perché mi sa che potevo aspettare un attimo che entravano lì la gente. Vediamo. No, vabbè. Aspettiamo che vengano curati. Cucina. Il personale ospedaliero e i civili consumano ogni giorno razioni, chiaramente. Se non c'è abbastanza cibo, la loro salute si deteriorerà, rendendoli meno efficienti e più inclini a morire per denutrizione. Puoi impostare quante razioni di cibo verranno consumate. Ah. Le razioni nutrienti richiedono anche alcol. Il refettorio le produce. 10 di cibo. Ah, beh, te appetiamo. Non dobbiamo fare nient'altro in questo caso. Entra nel cimitero. Di qua. Scegli razioni. Razioni dimezzate, razioni ordinarie. Assolutamente. Lasciamolo così e basta. Per adesso razione ordinaria. Tra un minuto arriverà il treno e io devo sperare che vengano operati bene. Le persone vengano operate bene. Non so dove vengono operate. Se direttamente qua al centro operazioni. Pazienti. Posizione operaio. Pronto per l'operazione. Questo è un soldato arruolato il 5 luglio, nato il 17 gennaio dello 1884, Regno Unito, celibe, senza figli, ex fabbro. Un anno fa, ah mamma mia, ma c'è tutta questa roba scritta, figo. Operato, non operaio, scusami, operato. Un anno fa ha perso il suo migliore amico durante un bombardamento. Da allora si è tenuto in disparte ed è sempre il primo ad offrirsi volontario per le pattuglie. Ok. Mentre Bonnie Bancol, un soldato, 34enne, francese, di Gironda. Celibe, un figlio. Le schegge di un proiettile lo colpirono poco sopra l'occhio sinistro e da allora ci vede doppio. Ok, pronto per l'operazione, verrà andato a prendere qui. Non sono ancora arrivate le razioni. Chirurgiche. Non so a livello di farmacia le stanno facendo, ok. Quindi pian pianino stiamo facendo un po' tutto. Ora vediamo se l'opera... Ah ok, qui vedo lo stato, è operato e tra 5 secondi vedremo se ha superato o meno l'operazione. Dovrebbe essere di sì per farci vedere il continuo. Esatto. Molto bene. Operato, quindi a breve verrà diciamo reso disponibile, ridisponibile per essere mandato a casa addirittura di nuovo al fronte. Ok. Il treno saprà arrivare, vediamo se arriva fisicamente il treno o meno. Sarebbe molto figo arrivasse fisicamente il treno. Eccolo qua, ma che bello. Parco di rondello. Arrivate le forniture mediche. Sono molto contento. E arriva, oh, bene. Il prossimo sarà disponibile tra 4 minuti, va bene. Pazienti a riposo.
è stato operato, vediamo, dobbiamo semplicemente attendere. Io velocizzerei il gioco, non si può. Evento delle operazioni. Ah, ci sono degli eventi durante le operazioni. A volte le operazioni possono richiedere la scelta di una linea d'azione. In questo caso, nella parte superiore dello schermo, apparirà un punto esclamativo. Premi R per risolvere la situazione. Ok. Signore, sembra che il corpo del paziente sia riuscito a respingere l'infezione da solo. Dovrebbe essere sufficiente richiudere le ferite per aiutare il paziente. Scheda del paziente. Ah, vediamo. Ammesso. Operato. Riscontrate agevolazioni durante la procedura. Operazione impegnativa. Possibilità di fallimento nessuna. Nessuna. Possibilità di agevolazioni certe. Operato. Io direi che lo... è stazionario. Io direi che lo... riabilitazione... scegli la... no, consenti di chiudere solamente le ferite. Costo ridotto. Ok. Ok, costo ridotto. Molto bene. Molto bene. Il centro di riabilitazione c'era un problema. Con il centro di riabilitazione non capivo. Il fatto che manchi un puntatore è un po' un problema però, ragazzi. Cioè... perché non c'è un puntatore? Per quale motivo non c'è? L'ottimo lavoro. Ora le polizie sono state operate, torneranno sicuramente presto in salute. Ok, è andata perfettamente che questa operazione. Il morale non aumenta, ma il nostro punteggio in alto sì. Riabilitazione. Ok, dopo le operazioni i pazienti devono essere sottoposti a una riabilitazione da parte dell'infermiere. Posta la visuale sul centro. Riabilitazione premessa. Esatto, come stavamo già facendo noi di nostro... Ora accedi alla schermata di assegnazione, premi triangolo, perfetto. Ah, qua segno l'infermiera, ok, seleziona una delle infermiere disponibili. Seleziona poi il centro di riabilitazione e premi di nuovo X. Chiudi la schermata quando avrai segnato almeno un'infermiera. Ok, ottimo lavoro. Ora che le infermiere sono state assegnate al centro di riabilitazione, puoi verificare nella schermata di quella struttura quanto tempo ci vorrà per completare la riabilitazione. Ok, quindi... arrivo. Ah, guardate che figata. Inviate a QG, congeda, invia di nuovo alla trincea o in attesa. Quanto ci vorrà? Ammesso al centro smistamento. Non si vede. È interrotta. Per quale motivo? C'è una persona dentro. Cambia turno, tieni premuto per cambiare struttura. Allora, c'è un altro paziente in arrivo. 4. È ora di mettere in pratica la conoscenza acquisita. Un gruppo di ferite è appena arrivato al centro di smistamento. Curalo. Oh, 4. Sì, ragazzo, però io sto puntando. Oi. Ma scusatemi. Bene, War Hospital. Bene, ma non benissimo. Bene, ma non benissimo. Proviamo a rientrare. Se vi fa fare ancora tutta la procedura del tutorial, salterò direttamente io. Vediamo. Ci vediamo poco dopo quello che abbiamo già visto. Ok, dovremmo essere arrivati e tornati appunto di prima. Ora abbiamo i 4 pazienti, andiamo a le gestire. Non sono ancora arrivate le forniture mediche. Max Duke è stanco. L'indicatore di riposo determina il momento in cui il dottore smetterà di operare e andare a riposare. Selezionalo con L, premi X. Dopo, trascina l'indicatore con L per regolare, premi X per confermare. Il dottore qui non sono stati assegnati, i pazienti si riposano automaticamente. I dottori svenuti non saranno in grado di lavorare fino a quando non avranno recuperato tutta la loro energia. Ciò comporta un periodo di riposo molto più lungo. Ricorda di usare l'indicatore di riposo quando ci sono molti pazienti assegnati. Ok. Sbagliato. Ci sono i più tanti tutti. No, sto facendo casino, ragazzi. Non volevo rifiutarlo.
Tutti li ho rifiutati, no? Ok. Ok. Ho mancato quello che dovevo fare, ragazzi. Scusatemi. Sfiancato. Svenuto. Ah, ok. Quindi lo so. Quindi dopo questo sverrà. Ok. Ora mi è caro. Ora mi è caro. Il problema è come posso prendere. Adesso mi dovranno spiegare come poter chiedere più. Più dottori. Io velocizzo il tempo. Nel frattempo non è che è arrivato il treno, mi sa. Perché ovviamente non è ancora arrivato il treno. Ce ne sono 2 su 10 nel centro di riabilitazione. Mancano 7 ore. E 6 ore quell'altro. Ok, perfetto. Sperando che le operazioni vadano tutto bene. Niente riposo per gli esausti. Ok, quindi un medico esausto ha operato con successo un paziente che ora verrà portato nella sezione di riabilitazione. Ora si va avanti così. Avrei gradito uno zoom più presente, più importante. Siamo su PlayStation 5, quindi il crash di prima un po' mi è strano, però può succedere, per carità. Gioco uscito pochi giorni fa, quindi probabilmente con delle patch che dovranno essere fatte. Il nostro medico è fortissimo, è bravissimo, è un campione, oserei dire. Le forniture mediche qui noi stanno andando avanti, sì. Sono i cerotti, 28, quindi dovremmo... Vediamo quanti cerotti vengono utilizzati in operazione. Sempre se non finisce prima questo di produrmeli. Vediamo, No, finisce prima l'intervento. Sir, operation was successful. Nel centro di riabilitazione sono pazienti in attesa di decisione. Ah. Ok. Ah, perché questo in attesa di decisione, quindi Jackson Wright è a posto e anche Xiu Gang, divorziato, un figlio, ex barbiere, l'uomo più veloce della sua contea. Penso che potremmo rinviarlo alla trincea perché ha 4 a tre facce verso l'alto lì, ci darebbero più 3 se lo inviamo al QG. E congedo al servizio più 3%, che cosa? Penso che ci dovrebbe arrivare una notifica, immagino. Dobbiamo finire di curare i pazienti, poi aspettiamo, che non vorrei prendere decisioni a caso e saltare il tutorial, che si impala un'altra volta, anzi. Salviamo la partita, così siamo a posto. Succede qualcosa, torniamo direttamente qui, che se ci ho piegato veramente poco. Nel magazzino non c'è più spazio per conservare merci? Ora seguiamo. Oh, grazie mille. Rifiutare i pazienti. A volte i pazienti non possono essere curati. Bisogna negargli l'operazione. Wow. Entra nel centro di smistamento feriti e vai alla schermata di assegnazione dei pazienti. Il paziente in attesa. Wow. È in uno stato terminale. L'operazione è costosa. Richiede tempo e le possibilità di successo sono estremamente basse. In questi casi è meglio rifiutare il paziente. In questo modo si perderà meno morale e si potranno salvare altri pazienti. Ah, c'è tutta una questione morale. Wow. Seleziona il paziente, premi X e poi triangolo per spostarlo nella cartella rifiutati. Esaminiamo. Allora, Herbert Thompson. Stato del paziente buono. Tempo di operazione 8 ore. Difficoltà. Operazione estenuante. Possibilità di fallimento? Certe. Possibilità di complicazioni? Certe. Agevolazioni? Nessuna. Quarta divisione di fanteria. Il paziente in attesa è in uno stato terminale. Sì, lo so. È del 1875. Celibe, 2 figli, ex lavandaio. Sui 3 fratelli sono morti al fronte. Oh. Mi sa che raggiungerai i tuoi fratelli, ragazzo mio. Passa rifiutati. Basta, no? Ok, paziente in attesa. Sezione per il Prince e poi il Prince. L'ho portato nei rifiutati.
Non l'ho messo. Basta. Seleziona paziente, premi X. Ah, quindi devo fare seleziona paziente, premi X. Ah, devo rifiutare. Così è rifiutato. Signore, la prego, non lo faccia. Minchia. Capito? Capito? Ha dato pure un... Oh, mamma mia. Più braccia all'opera. Signore, dobbiamo assumere un altro chirurgo. Avere più braccia... certo, assumi. Come facciamo? Dobbiamo andare... Seleziona L1 e assumi personale. Assumi personale. Seleziona chirurgo, aggiungi con un... Tu vedi che premi... tieni a mente che l'assunzione costa punti. Quattro punti, noi ne abbiamo quattro. Zero punti, perfetto. Ottimo lavoro, il chirurgo dovrebbe arrivare a breve. Ok. Sembra di stare in Inghilterra. Sì. Sir, new patient arrived. Due pazienti. Però non mi ha fatto sistemare il centro di riabilitazione. Io a questo punto li spedisco al fronte. Io. Tutti e due. Per lo sforzo bellico. Via. Via. Sir, patient is cured. Ok, l'ho fatto da solo, ho deciso da solo. Li abbiamo rispediti al fronte. Non so cosa ci possa dare in più e in meno. Ci sono dei nuovi feriti. Ok, due gravi. Allora, vediamo un attimo. No, sbagliato. Operazione estenuante. Possibilità alte. Merda. Adesso si dice che abbia sparato al suo vecchio comandante, ma non ci sono prove di ciò. E l'altro invece continua a sbagliare tasto, ragazzi. 7 febbraio, sposato, 3 figli, ex inserimento. È stato colpito da un fulmine 3 volte ed è sopravvissuto. Quindi riteneva di non correre alcun pericolo in guerra. Ok, io questo lo salvo solo per questo motivo qui. Quindi lo assegniamo. Sverrà. E lui lo rifiutiamo invece. Per forza. Però il nuovo medico quando arriverà? Ah certo, non l'ho assegnato. Perché sono un asino io. No, non è vero. Non ci sono da assegnare. Ok, personale. Ok. In teoria i medici alloggio del personale. Ok. In teoria i medici dovrebbero andare da soli. Non so cosa devo fare in questo momento. Sa che morirà. È arrivato in teoria. Sir, new patient arrived. Ma... Ah, perché è svenuto il dottore. Sono in buone condizioni. Svenuto a riposo un giorno. Ma dov'è il dottore? Scusatemi. Dov'è l'altro dato dottore? Perché non me lo fa mettere? Grazie per avermi affidato a casa, signore. Prego. Scusatemi, eh. Scusatemi. Assegnazione del personale. Cimitero, centro medico, squadra di messo. Queste due. Boh. Non sto capendo. Allora, c'è da dire una cosa. Questo titolo è molto interessante. Però, il fatto di giocarlo su console... Mi.
diciamo nì. Qua dobbiamo smistare la gente che sta bene adesso. Si è riabilitato, immagino. Sì, allora ok, lui possiamo spedirlo al QG. Congediamo dal servizio invece quest'uomo. E lui invece lo spediamo al fronte. Il morale aumenta. Ok, potrei aumentare il morale congedando la gente, come immaginavo. Perfetto. Io non capisco perché al reparto operazioni c'è solo un dottore a riposo. Perché? Un maggior numero di soldati sopravviverà grazie... Ah, ora è arrivato? Tanto cielo, quanto ci è voluto? Misericordia, scusatemi. Ora che il chirurgo è arrivato, il quartier generale ti dà concesso dei punti del personale per assumere l'unità. Dottori, infermiere, sono per la riabilitazione. I medici trasportano i feriti tra le strutture e si prendono cura dei pazienti. Gli ingegneri producono risorse. Questo conclude le nozioni di base. Ulteriori dettagli sulla produzione viene nel compendio. Perché quindi posso assumere altra gente. Mi pare di capire. No, perché non ho punti. Ho dei contratti, forniture mediche per ustioni, razioni di cibo stanno arrivando 3, l'alcol, orari. Oh, non ho niente da fare. Ok, guardate che cambio sta cosa. L'abbiamo risolta, ok. Ok, perfetto. Non riuscivo a capire perché non partissero con le cure dei pazienti. Cavoli. Abbiamo rifiutato, ne abbiamo rifiutate 4 però. Migliora raggi, dovremmo lavorare per migliorare il processo di guarigione. In questo modo riusciremo, ok. Le strutture, le migliorie delle strutture sono un altro modo per facilitare la gestione. Premi L1 e seleziona migliorie nel campo. Cimitero, insomma, assumi schede di migliorie del campo. Ora costruiamo raggi X, riducendo notevolmente la possibilità di morte durante le operazioni. Passa la migliore evidenziata con la levetta di sinistra e poi mi premuto la X. Questa? Sì. Ok. Assegni ingegnere alla costruzione della miglioria. Seleziona meno 1. Ok, perfetto. Guarda. Non stava a fan cazzo, quindi perfetto. Spero. Spero sia partito, Perché non è partito? Perché devo fare? Perché mi dimentico tutte le volte di fare triangolo, quadrato. Ingegneristica raggi X. Ok, adesso è partito, perfetto. Quindi in teoria il gioco consiste in questo, quindi salvare vite umane dove possibile in un campo militare costruito praticamente nelle rovine di questo centro cittadino dove c'è appunto questa chiesa e il e altre cose. Qua c'è un cimitero di fortuna dove verranno sepolti chi non ce la farà più. Nel centro smistamento feriti ci sono delle persone che moriranno molto probabilmente. Ci sono dei pazienti rifiutati che non ho ben capito dove vadano a finire i pazienti rifiutati in questo momento. Noi stiamo andando a velocità media. Vediamo l'operazione se si conclude. Molto lunga. Ah, questa è un'operazione molto complicata. Signore, un dispaccio da quartier generale. Oh no. La linea difensiva è stata spezzata. La 36esima è in difficoltà. Arriveranno un sacco di feriti. Another bunch of those poor bastards will be here. What about che mi dice dell'ospedale? Dobbiamo evacuare la struttura? No. Ok. Ok. Arriverà un sacco di gente, quindi... E basta. Il magazzino, le scorte, come si è messi? Non so, non benissimo. Qualcuno è capato? No, vero? Sì, deceduto. Peccato. Due pazienti sono morti dopo essere stati rifiutati in accettazione. Ok.
Vabbè, ma li avevo rifiutati, ragazzi. Cioè, ma certo, pensavo che rifiutarli non diminuisse, non andava a diminuire il morale. Me l'era stato spirato così o sbaglio? L'altro crepato. No. No, è stato salvato. No. È morto durante l'operazione. Le 100 sbagliate sono 6 pazienti. Ok. Allora, stazionario, stazionario. Oh, quanta gente. Ok. Anche quasi 2 ore. E sarà già esausto. E questo che è breve. Poi ho sbagliato. La scheda è possibilità di fallimento alte. Quindi la bilancia, possibilità di fallimento alte. Imposterei ancora lui. Sarà sfiancato. E quei tre lì, quei due lì lasciamoli un attimo. Il mio adesso è per una linea difensiva temporanea a nord di qui. Ok. Ok. Tutti quelli che potete. Ok, ottimo lavoro. Questo conclude le nozioni di base sulla produzione. Sono già in attacco contro l'8 di giugno. Il 21. Porca miseria. Appunto. Migliore raggi X fatto. Ci vanno inviati dei servizi segreti più affidabili. Ok. Ordine del quartier generale. Il quartier generale sta radunando le truppe per lanciare una vasta controffensiva al 21. I nostri ordini sono di sopravvivere agli attacchi tedeschi fino a quel giorno. E quindi noi dobbiamo cercare di rimettere tutti al fronte in questo momento. I due radiali lì so per entrare e uscire dalle trincee, perché su di quella della bandiera nella parte in alto a sinistra dello schermo. Le trincee adiacenti all'ospedale sono protette dai soldati della 36esima. Qualora venissero sconfitti, l'ospedale sarebbe costretto a evacuare, determinando la fine della partita. Ok. Mostra tutte le informazioni importanti relative alle difese che abbiamo qua sopra. Tutti gli attacchi tedeschi sono in arrivo, sono indicati con quel segnale. Tutti i soldati assegnati alle trincee sono indicati. Ok. Ogni attacco alle trincee richiede un certo quantitativo di soldati per essere respinto. Insufficiente, stabile, favorevole e resistente. Ok. Per adesso noi siamo resistente. Per entrare uscire dalle trincee? Sì, lo so. Ok. Visita le trincee. Wow, quindi ci verranno a visitare i tedeschi molto, molto a breve. E il problema è che è ancora stanco. Merda. Non mi è ancora rientrato l'altro dottore. Quello è il problema. Il problema è come faccio a prendere altra gente? Sono già al massimo qua. E non ho, ho dei punti, sì. Possiamo assumere una squadra medica e un'infermiera in più. Questo assolutamente. In riabilitazione non c'è più nessuno. E quindi vabbè. In farmacia vengono prodotte le cure mediche, quindi una alla volta. Pochino, ma va bene. Sta. Il paziente è morto durante l'operazione. Ci voleva solo questo, guardate. La gente che muore durante l'operazione. Velocizziamo a cannone e facciamo andare avanti. Siamo 5-6, eh. Au. Energie e svenimenti. Una delle unità attualmente assegnate è esausta per aver lavorato troppo. L'unità collasserà. Cede la schermata di assegnazione dell'unità per maggiori informazioni e su come evitare lo svenimento.
gestione delle unità è questo, mi sa. Ok, ingegneri disponibili. Le unità operative consumano quando vanno le unità assegnate alle mansioni lavorano fino allo svenimento. Le unità svenute non saranno in grado di lavorare. Quelle non assegnate recuperano energia inoltre poter servire dei turni. In modo che le unità lavorino durante il loro turno e si riposino quando ha finito. Questa funzione è disponibile dopo aver sbloccato il sistema. Vabbè, grazie. Cambio un ingegnere. Non so se è quello che stava svenendo o è il dottore che è ancora a riposo. È stanco. Sarà un problema. Sarà un problema perché avevo fatto arrivare a svenire l'altro dottore. Io però, ragazzi, mi fermo qui. Salvo la partita. Vi dico la mia. Secondo me il gioco merita, forse su PC un po' meglio, per sapersi muovere un po' più facilmente tra una schermata e l'altra. C'è questa interessante meccanica della difesa del fronte, delle trincee qui di fianco. Io, ragazzi, vi do appuntamento eventualmente ai prossimi episodi della serie, proviamolo. Ringrazio ancora Nacon per avermi dato una chiave del gioco. Probabilmente se avrò tempo lo giocherò un po' per i cavoli miei o eventualmente lo porteremo magari in live su Twitch, chi lo sa. Chiaramente se questo titolo dovesse vedere un grande picco di visualizzazioni, un grande picco di pollici in su, io farò una mini serie, diciamo tra virgolette. Spero di essere riuscito a tagliare un po' i momenti morti di questo gioco, soprattutto quando non riuscivo a capire se c'era una cosa c'era o meno, ok? E noi ci vediamo nei prossimi episodi o nella prossima serie, nel prossimo video della serie proviamolo, o eventualmente in prossimi episodi di War Hospital, perché come al solito la parola è a voi, la scelta aspetta a voi. Copritelo di like, di visual, fatemelo capire nei commenti e io andrò avanti. Eventualmente lasceremo questo come titolo provato del canale. Detto questo, io vi ringrazio e vi do appuntamento nei prossimi video, ragazzi. A presto.